Buonasera, bentrovati. Noi ci siamo lasciati alla presentazione di questo quarto ed ultimo corso mascherato in occasione della 620esima edizione del Carnevale di Putignano. Questo probabilmente per molti è il momento più atteso, perché sarà proclamato il carro vincitore e quindi sicuramente in tanti attendiamo l'esito. Al presidente della Fondazione Franco Laira. Non moltissimo, perché siete tanti e avete solo un solo obiettivo, quello di conoscere il vincitore. Ma questa sera ce ne sono tanti di vincitori, ma chi ha vinto è il carnevale che quest'anno si è espresso secondo noi nella forma migliore, nell'espressione migliore. E, posso chiedervi un applauso al carnevale? Grazie. Devo soltanto ringraziare tutti i miei collaboratori, ma anche tutti i componenti dei gruppi mascherati, tutte le maschere di carattere. Non avevo... Il presidente ci stupisce sempre con effetti speciali, oltre ad averti dedicato quest'anno un pupazzo in cartapesta, e questa è veramente la novità vera del carnevale, perché mai nessuno presidente aveva ricevuto una dedica così importante, e tu hai vissuto davvero, vivi nello spirito vero del carnevale di Putignano. È io vero. Proporrei davvero un applauso al presidente della fondazione e a tutto lo staff, senza trascurare nessuno, perché hanno davvero fatto un lavoro importante, quindi tutto lo staff della Fondazione Carnevale. Vorrei cedere al nostro sindaco, anch'egli anche quest'anno ha vissuto insieme a noi con lo spirito vero del carnevale, mostrando questa bellissima spilla che rappresenta Giuseppe Verdi. È veramente una grande festa essere qui, poi avere la presenza di tantissime persone che ovviamente fremono come noi di conoscere qual è l'esito della giuria e capire qual è il carro tra questi magnifici sette, quello che è stato ritenuto vincitore. Ma sappiamo che vincitori siamo tutti quanti, vincitore è l'intero carnevale. Il successo che questa manifestazione ha raggiunto quest'anno in prosecuzione tutto il lavoro fatto negli anni precedenti, ma soprattutto in considerazione anche dell'esito vittorioso della sfida che quest'anno è stata intrapresa in modo più deciso, il successo tributato dal grande pubblico che è qui intervenuto credo che lo esprima al completo. Credo che è il nostro miglior successo proprio di tutti quanti noi putignanesi. E allora viva il carnevale! Grazie sindaco. Maestro Giovanni Tamborrino, vieni qua, perché in tanti volevano conoscerti. Io ti ho conosciuto domenica scorsa quando mi davi dei suggerimenti in tribuna in merito ad alcuni dettagli sulla sfilata, e quindi ho avuto il piacere di conoscerti. La novità di quest'anno è stata proprio quella di remixare, io ti chiedo scusa in anticipo per il termine proprio non giustissimo, le musiche del grande Giuseppe Verdi in occasione del Carnevale di Putignano, quindi riadattate ai nostri sette carri allegorici. Quindi a te è andato questo arduo compito. Io devo solo dire bravi, bravi putignanesi per questa bellezza che riuscite a creare tutti gli anni, veramente bravi, e mi complimento veramente con questa idea di coniugare alla tradizione del carnevale di Putignano, avvicinare il grande mondo dell'arte. Perché questi carri sono meravigliosi e meritano veramente un abbinamento con la grande musica, la grande danza, tutto quello che è la grande arte. In questo modo tutta l'Europa parlerà di Putignano. Assessore Genco. Sì, innanzitutto vorrei ringraziare tutti voi per essere ovviamente qua e le migliaia di ospiti che abbiamo avuto in queste quattro giornate di sfilato. Un grandissimo successo del Carnevale di Putignano, che ha confermato da una parte la presenza delle sue tradizioni durante le settimane che sono trascorse e dall'altra il grande
enorme successo della sfilata spettacolo dei carri allegorici. Anche tutta la squadra che ha lavorato all'interno della struttura Fondazione Carnevale di Putignano, Antonella Fagnuolo, Fabio Cito e Rosario Sportelli. Ovviamente non posso dimenticare, anche se mi stava succedendo, Pinuccio Lo Priore, che è il vicepresidente della Fondazione. Ringrazio tutti e ovviamente anche l'amministrazione comunale che ci dà la possibilità di portare avanti questo grande spettacolo. Ora al terzo posto piano. Sì. Vai. Al terzo posto La Travagliata del gruppo De Cataldo. E complimenti al gruppo De Cataldo, di Gianni De Cataldo, del gruppo De Cataldo. Avvicinatevi ai maestri. Beh, com'è? Dopo tanto tempo ci voleva. Terzo classificato. E quindi consegniamo la maschera ufficiale del nostro carnevale, la nostra Farinella, a due del gruppo De Cataldo. E baciatevi tutti, baciatevi tutti. Secondo classificato. Dai. Ride ben chi ride la risata finale del gruppo Bianco. E Deni Bianco a salire. Ecco, scusate. Ma tu sei magro, sei agile. E consegna l'assessore Genco il Farinella. Complimenti ovviamente a Deni Bianco e a tutto lo staff, a tutti i suoi collaboratori per questo secondo posto. E baciatevi tutti anche voi qua. Deni, bacia il presidente, il sindaco, già fatto. Grazie Deni. Volevo ringraziare il mio gruppo e tutti i putignanesi, perché siamo anche noi un po' della grande bellezza. Soprattutto. Primo premio, ovviamente carro allegorico, vincitore dell'edizione Carnevale di Putignano 2014, va sull'Ali Dorate del gruppo Mastrangelo. Dove davvero c'è la mano di questi bravissimi maestri cartapestai. Non distruggete il carro di Domenico Impedo. E quindi vincitori, a loro va il primo premio di questa 620esima edizione del nostro carnevale. Ringrazio tutti, io sono di poche parole. Sempre. Ringrazio il mio gruppo soprattutto che ha creduto in questo. E poi? E sono tanti da ringraziare. Mia moglie anche in particolare, perché meno male, ci sopporta. Meno male. Beh, abbiamo trovato un maestro cartapestaio di poche parole, eh? Non vi eravate preparati un discorsetto, qualcosa? No, niente. Noi non preparavamo mai niente. Va bene, allora. Grazie solo a tutto il nostro gruppo.